songs full of sad things. We can do the tango just for two. I can serenade and gently play on your heartstrings. Be a Valentino just for you. Ben ritrovati amici di Case da Sogno. Oggi ci troviamo in Udine Sud, precisamente nella zona di Paparotti. Andremo a visitare una casa che è sicuramente inaspettata per la zona in cui ci troviamo. Vi accompagnerò io, ma non solo. Venite con me. Eccolo qua Luca, già che ci aspetta. Ciao Luca. Allora, siamo qua in questa casa che ha un non so che di storico. C'è una storia dietro questa casa, vero? Allora, questa è una casa che, diciamo, era una vecchia tessitura. Noi ci troviamo in questo momento nell'alloggio che era del fu custode di questa tessitura. È uno spazio molto ampio, tutto il complesso è stato risanato negli anni e la vecchia tessitura, qua c'erano gli uffici, c'era la zona uffici e appunto l'alloggio custode dove ci troviamo in questo momento. La scala che hai percorso è una vecchia scala in pietra che è stata sapientemente recuperata, così come questo loggiato, questa loggia con questi vetri specchiettati, colorati, che danno poi, adesso spunta un po' di sole anche. Danno molta luce, molto assolutamente luminoso. E i riflessi quando gli batte il sole sono assolutamente gradevoli e anche curiosi da vedere, insomma, perché poi cambia aspetto in ogni momento. E lo sviluppo in pianta che poi andremo a vedere è uno sviluppo pressoché su piano unico, con grandi soffitti, grandi altezze, grandi volumi e una piccola parte di mansarda un po' più sfizzata. Ok, quindi abbiamo un unico piano e una mansarda, questi sono i piani in cui si compone la struttura. Certo. Andiamo a vedere? Certo, andiamo, okay. Bene. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people. Caspita, Luca, che altezza! Allora, sì, è vero, è molto alta, è una casa molto alta perché comunque, essendo in un recupero, essendo i vecchi uffici, i vecchi volumi, una volta sprecavano altezze e non c'era un grande problema. E comunque il proprietario è stato molto attento perché ha creato un'impiantistica all'avanguardia, ha creato un riscaldamento a pavimento. Quindi ha tolto tutti quelli che erano i vecchi pavimenti, cercando di recuperarli come esternamente abbiamo visto prima dove poteva, però qua ha fatto un riscaldamento a pavimento. Quindi quella è una scelta del proprietario? Sì, non è una sua scelta. È un rover posato a spina di pesce, è sapientemente posato con, insomma, varie geometrie. E per di più ti dirò che questo grande volume lui lo riscalda con un grandissimo camino. Questo camino è un camino ventilato che arriva a una potenza di 18 kW e quindi scalda anche tutto il piano, cioè è una bella bomba. Camino oltre che funzionale è anche molto bello dal punto di vista del design. Però deve funzionare bene, perché vedo che le stanze sono molto alte, ma soprattutto molto spaziose, sono molto grandi. Sì, la zona living è molto ariosa, ha tanta luce, come vedi, e gli ambienti sono molto aperti, comunicanti fra di loro, quindi dall'ingresso si passa alla zona soggiorno in maniera molto agevole. Ma infatti già entrando qui, questa è la zona giorno, giusto? Sì, questa è la zona soggiorno, diciamo, living, soggiorno. Molto ampia, molto spaziosa, soprattutto belle le vetrate perché danno molta luminosità e poi inquadrano anche, insomma, è bello da vedere quello che c'è fuori, sembrano un po' dei quadri. Sì, il paesaggio è interessante, insomma, c'è tanto verde, siamo, non dico in campagna, però insomma siamo un po' periferici rispetto al centro cittadino.
E beh, lui ha, forse si era innamorato proprio di questo fabbricato, anche perché aveva queste grandi vetrate che quindi davano tanta luce e insomma, un piacere nel vivere la casa anche forse inconsueto, perché comunque sai, la luce, quando rientri a casa e trovi una casa luminosa, probabilmente rientri a casa più volentieri. Sì. Ma sai Luca cosa mi piace anche molto? Queste porte che sono comunque molto, molto larghe e quindi dà l'idea come di una grande apertura. Ecco, le porte, spazio. Una cosa che non abbiamo detto è importante comunque, che le porte sono porte che hanno la loro epoca, quindi sono state sapientemente recuperate, cambiando un po' la maniglia, eccetera, eccetera, però volendo mantenerle. E insomma, questo comunque era un fabbricato del 1850, quindi ha fatto un percorso storico anche di evoluzione nel tempo, perché poi è stato sempre ritoccato, mantenuto, no, ampliato. Sì, 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 sì. E quindi lui quello che poteva mantenere e recuperare lo ha recuperato, l'abbiamo visto nelle vetrate, nelle porte, in qualche dettaglio che poi magari vedremo. Ok, ci sediamo e parliamo, certo, dei dettagli, dai. Prego. Così siamo più comodi. The present will never last. The future, it's still tomorrow. I dettagli allora di questa casa, come abbiamo, sono molteplici, ci sono tante cose da scoprire, tante cose curiose, come ad esempio insomma, abbiamo visto questa doppia porta d'ingresso anche che dà la possibilità insomma, di accedere sia verso la cucina che verso la, la zona living. E anche adesso puoi notare, visto da qua seduto, la, c'è questa vista sulla zona pranzo che è antecedente alla cucina e che a mio avviso insomma, da questa prospettiva in questo momento è gradevole. Sì, è la posizione perfetta perché dà proprio questa casa un senso di pace, mi sembra. Sarà un po' la scelta dei colori, del bianco, del pavimento chiaro. Sì, sì, sì. Però queste aperture, questi, questi grandi spazi danno proprio tranquillità. Sì, condivido. Guarda, e fra l'altro la cucina è uno spazio molto, molto interessante e ben sviluppato, molto razionale anche, è stata pensata secondo me molto bene, anche perché poi da a servizio di una terrazza che può fungere anche un pranzo esterno. Ma diamogli un'occhiata. Questa è la cucina, quindi come si diceva la zona pranzo antecedente alla zona cottura, preparazione, che insomma, saranno... Anche questa è spaziosissima. Mamma mia, saranno, non so, 6-7 metri. E è spaziosa, sì. Non aprirò tutto come fa Pressacco, non vi faccio vedere nel dettaglio ogni, ogni armadio. Anche se a noi piace molto. Quindi ma lui è più bravo, lui è bravo a spiegare le cose che... E allora, beh, comunque la cucina, come vedete, la Cata Bianca, sì, è una cucina dell'Arrex, che è una società, una ditta insomma, del Pordenonese, abbastanza importante. È stata creata qua su misura, poi fra l'altro, e ha questo, vabbè, insomma, il classico, ormai classico, piano cottura ad induzione, che ormai in quasi tutte le case per eliminare il gas troviamo, no? Insomma, una cosa molto pratica, intelligente e pratica anche poi... E anche bella comunque da vedere. Sì, molto piacevole, sì, la vista, assolutamente questo nero... su nero, su grigio, insomma sta molto bene, è molto pratica anche per la pulizia. È appoggiata su un piano lavoro che ci consente in questo materiale, diciamo che è un rivestimento che permette di appoggiare qualsiasi cosa. Molto pratico. Calda, anche molto bollente, sì. E puoi tagliare insomma qualsiasi cosa qua sopra, quindi è un piano molto pratico. Pratico, spazioso, sì. Sì. Ecco, se tu vuoi possiamo anche farci da mangiare. Come va bene, fare. Se no, visto, insomma, magari, visto l'orario. Se no dopo torniamo a farci un aperitivo. Dai, ok, sì. Okay. Però ho visto che per farci un buon aperitivo... C'è anche una bella terrazza. C'è anche una bella terrazza. Sì, molto simpatica perché non è enorme, dà sulla roggia di palma, che è l'acqua che corre, gli corre sotto, che è molto,
Dove è stato disposto anche proprio una zona sì. relax, un divanetto. Sì, giusto per appoggiarsi a bere un aperitivo. Certo, ben volentieri. Zona giorno, ci siamo spostati nella parte più prettamente privata. Certo. Camere e addirittura 3 bagni. Sì, la casa insomma è una casa, come si diceva prima, molto ampia, quindi ha 3 camere di discrete dimensioni e ha 3 bagni più una lavanderia, anche, insomma, che poi vedremo. I bagni sono tutti diversi l'uno dall'altro e curati in modo, in maniera diversa, però molto pratici. Una cosa comodissima, perché quando ci si sveglia presto la mattina c'è sempre un bagno occupato, averne 3. 3, sai dove andare, ognuno al suo. Andiamo a vedere questa prima camera? Sì, questa è la camera padronale, così gli diamo subito un'occhiata. Okay. Allora, eccoci qua, camera padronale. Sì. E la camera padronale è con il suo bagno a servizio, che poi, come dicevamo prima, insomma, uno dei 3 bagni andremo a vedere. È una camera che è spaziosa assolutamente, come vedi tutta la casa, anche nelle camere c'è sempre lo stesso pavimento, lo stesso sì, che è una cosa, direi, sempre in rovere dappertutto, bella, sì, molto, vedere un'omogeneità, ecco, nel pavimento. Abbiamo anche le persiane elettriche che vedi. No. Persiane intelligentissime! Vedi, no, Andrea, il cameraman, che è stato gentile, ci ha tirato su, sì. Persiane elettriche, quindi, quindi sempre questi serramenti molto, molto ampi. E anche in camera, anche nella zona notte. Sicuramente tanta pratiche, comode, permettono di oscurare totalmente la camera. Gli affacci, comunque, tanto verde all'esterno e quindi anche dalle camere. Una bella visuale. Sì, assolutamente. Francis, skinny man, died of a big disease with a little name. By chance, his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home, there are 17-year-old boys and their idea of fun. Ecco, questo è il bagno comunicante con la camera padronale ed è il più grande? Questo è il più grande, sì. Ha un box doccia, credo da 2,50 m, molto, molto spazioso, con uno scolo a filo e quindi... Sì, agli spazi per poter ospitare sia la doccia che c'è anche la una grande vasca, sì, ecco, questo è un bagno completo di entrambe, con doppio lavabo, quindi un bagno completo, sì, di entrambe le soluzioni. Ci sono gli altri bagni, comunque c'è quello che è in stile, quindi recuperato un po' retro nella sua fisionomia interna, nel suo gusto, e poi c'è quello invece per la camera dei bambini, che insomma è un po' più colorato. E quello ospita solo la doccia, doccia e vasca? Solo una doccia ed è a servizio appunto delle altre camere, delle altre 2 camere, no? Ok, quindi anche la posizione riferisce a un altro ambiente. Sì, diciamo 2 bagni sono a servizio della zona notte, mentre uno, quello retro, chiamiamolo così, sì, è nella zona giorno per gli ospiti. Ah, ok. Qualcuno è il lavamani veloce anche per... Rocket ship explodes and everybody still wants to fly. Some say man ain't happiness, man truly dies.
fly, neighbors just shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will everybody see the dawn time? Nel piano che abbiamo visto, ma c'è anche una mansarda. Sì, c'è una mansarda non enorme dove il proprietario, insomma, qua ha messo una batteria. Vedi, è un musicista, vediamo. Si diletta, insomma, un po' a suonare, poi qua sopra non rompi le scatole a nessuno, quindi puoi fare quel baccano che vuoi. C'è anche una lavanderia, stireria, no, che non avevamo ancora visto. Ok, che... quindi un ulteriore spazio, sì, comunque con tutta l'impiantistica interna, eccetera, eccetera, l'accumulatore dell'acqua e compagnia. E poi questo piccolo piano, vabbè, un'altra cosa non abbiamo detto, la casa è tutta allarmata, ogni piano ha i suoi male non fa. No, assolutamente. Questo piano poi ha anche una terrazza molto spaziosa e che ha un affaccio sulla campagna friulana con colori direi di... E che siamo anche fortunati perché la vediamo un po' illuminata, è uscito un po' il sole. Nonostante le nuvole oggi. Boh, è inutilizzata, vedo, però sai cosa ci farei io qua, Luca? Un bel solarium, un bel lettino, un bel anche solarium, perché vedo che siamo abbastanza... Potrebbe andare veramente perfetto qua sopra. E, beh, è una terrazza che ha molteplici usi, voglio dire. Forse è scomoda magari per una cena perché devi salire e scendere, sì. Però insomma due lettini, no? Però esatto, una zona un relax, ombrellone. Vedo che comunque anche... Cioè, una privacy non indifferente. No, qua non, non ti vedo. Guarda nessuno, sei assolutamente... libero di fare quello che vuoi. Abbiamo esaurito il nostro viaggio nella conoscenza di questa casa. Possiamo salutare i nostri telespettatori che ci hanno seguito. Salutiamo, gli diamo un saluto Luca Buttò. Grazie, un e saluto al prossimo a te. Giovedì. E alla prossima casa. Sì. Lift me into shape. I must have been asleep.